SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Questa puntata che precede le vacanze estive va in onda da qui, da Piazza Taché a Gressoney-La Trinité. Monte Rosa Valzer Trail, è in corso di svolgimento la gara 50 e 20 km, ma noi partiamo dalla prova principe, quella da 114 con un successo ex aequo al maschile e una vittoria di Laura Besseghini nella gara in rosa. Una giornata fantastica, ci speravo perché sapevo di star bene nelle ultime prove, nelle ultime gare comunque avevo ottenuto dei buoni risultati, con degli ottimi tempi, la gamba insomma girava. Quindi ero convinto un po' dalle mie possibilità. Terreno difficile, sassi, rocce, insomma, belle salite da vertical, belle ripide. Bisogna avere la gamba, bisogna avere una bella condizione per far bene qua comunque. E organizzata benissimo dall'organizzazione, niente da dire. Paesaggi tutto perfetto, anche i volontari in cima ai colli. Ai ristori si sono comportati tutti alla perfezione. Complimenti a tutti e grazie. Mi sono fatto prendere dall'invito di Franco e poi questi sentieri sono stupendi, però 20 giorni fa avevo fatto Andorra la ronda del CIMS e sicuramente non ero pronto, non era il momento per fare una gara così impegnativa. Ho voluto provare lo stesso, un po' per il Tor, sicuramente non lo farò mai più, però una gara veramente meritevole di tutto, quest'anno con l'apporto di Franco Collè e Giancarlo Novasti sicuramente un vero spettacolo, un vero coinvolgimento su tutti i fronti, specialmente i volontari e tutti i colli presidiati. La mia prima edizione quest'anno, è stata una gara molto dura, molto tecnica, con cambiamenti climatici notevoli, dal caldo torrido al temporale con grandine, ma mi è piaciuta tantissimo. Sono partita con calma, proprio ero terza, tranquilla, tanto dico, è lunga, poi io non sono un mago nelle gare di corsa perché ne ho fatte talmente poche. È stata una gara combattuta a livello femminile perché io la seconda praticamente, il distacco che le ho dato è stato mantenuto per tutta la gara, quindi è stato anche psicologicamente impegnativo. Nella 50 km hanno invece vinto, come da pronostico, Marco De Gasperi e Tatiana Locatelli. Ho scoperto un percorso incredibile, non pensavo assolutamente fosse così dura la gara, molto selettivo il percorso, con una terza salita davvero da tosta, con 1300 metri di dislivello, un vero oltre un chilometro verticale che ha messo veramente a dura prova tutti i concorrenti, perché sebbene comunque le temperature non fossero ancora così calde rispetto al finale di gara, che ha lasciato veramente il segno su tutti noi. È stato un percorso bellissimo, mi sono divertito tanto, per me è un buon allenamento in vista dei prossimi appuntamenti. Sono venuto a Gressoney da Franco Collè, che ha organizzato questo evento, anche perché comunque è un grande amico, anche 3 settimane fa mi ha dato una bella mano sul percorso della Lagna Monterosa e ritorno, dove ho potuto fare il record e anche grazie a lui è potuto succedere, quindi è stato doveroso un tributo che è andato a lui e va bene, perché comunque la Monterosa Valzer Trail è una gara in decisa crescita e spero di poter tornare su questi sentieri. Tenevo a questa vittoria, abbiamo battagliato diciamo tutti i primi 30 km, poi sono riuscita ad andare via, è andata bene. Ci stavo pensando alla 114, ma non era il mio obiettivo stagionale. Di solito me ne prefisso solamente uno di distanza oltre i 100 durante la stagione estiva e quindi niente, per quest'anno niente. Facciamo un tuffo nella gara da 20 con il quarto sigillo qui a Gressoney di Dennis Bruneau. Questo è il quarto successo qua in questa bellissima valle. Passano gli anni, la voglia è sempre la stessa, però faccio sempre più fatica. Per fortuna stringo i denti, ho sempre gli stessi stimoli di una volta, la stessa grinta, e questo mi porta molto bene. Una gara molto bella, molto spettacolare, una giornata meravigliosa, tracciata bene, tanti partenti, un bel livello, una grande gara.
L'ultimo weekend di luglio è sinonimo di Gir di Monte, è andata infatti in scena la super classica di Premana. Sono affezionata a Premana, quindi sono proprio contenta quando riesco a fare bene qua. Oggi voglio ringraziare Premana ancora più del solito perché finalmente mi sono divertita. Il percorso a me piace, oggi poi era perfetto perché c'era una temperatura quasi perfetta, leggermente caldo ma meraviglioso. Il percorso era quasi asciutto perché nonostante la pioggia di ieri, dove era il sole era già veramente corribilissimo senza problemi. E a me piace tanto, qua si sa, cioè fino all'ultimo io veramente non sapevo né gli stacchi né come sarebbe andata perché Premana si gioca sull'ultima salita, quindi è tutto molto, anche questo è bello, è una gara molto da interpretare e anche chi la conosce alla fine può sbagliare benissimo perché comunque l'ultima salita è quella decisiva perché è lì che la stanchezza può giocare, cioè può allungare tantissimi tempi. Chiudiamo con il trofeo Kima, la super classica dello skyrunning che andrà in scena a fine agosto in Valmasino. Kima 2018, un po' di numeri. Sui 300 posti disponibili sono arrivate in brevissimo tempo 1200 richieste. È stato molto difficile selezionare queste 300 persone, anche perché molti avevano i requisiti per parteciparvi. Va sottolineato che sono ora rappresentate 43 nazioni e soprattutto il 63% degli atleti al via saranno stranieri. Unica Extreme in Italia. Al via ci sono molti top atleti che a breve verranno annunciati, oltre naturalmente a Kilian Jornet e Emily Forsberg. Novità del 2018 rispetto alle altre edizioni, sia sull'equipaggiamento, cancelli sono leggermente modificati, tempo finale per tutti 11 ore, 3 ore 15 bocchetta Roma. L'equipaggiamento appunto verrà integrato con delle vere giacche antipioggia, del camel bag per avere sostanzialmente degli atleti autosufficienti anche nei tratti più critici e specie se le condizioni del meteo non fossero estremamente favorevoli. Ovviamente la lista è dettagliata e a lungo, potete, mi raccomando, di andare a vederla sul sito con tutti i dettagli. Ci sarà anche il telo termico, ovviamente i guanti, berretto, occhiali e bastoncini, solo che siano ripieghevoli, perché chi decidesse di utilizzarlo deve per forza avere le mani libere lungo il tracciato e le corde fisse. Nel mese di agosto SDM News si prende un piccolo periodo di vacanze, ma voi continuate a seguirci sul sito e in gara. Sognate, osate e non mollate mai! SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.